sopra. Il primo incidente alle 8:28 in via Roccola è uno scontro fra un'auto che usciva da Viale Repubblica ed uno scooter che procedeva verso Erbanno. Il secondo alle 8:54 in via San Martino, un investimento pedone. Due incidenti stradali in pochi minuti e pochi metri di distanza questo mercoledì mattina a Boario Terme. Due feriti lievi, un 61enne ed una 35enne, qualche rallentamento al traffico, il bilancio. Il primo incidente stradale attorno alle 8:30, solito incrocio, quello fra Viale Repubblica e via Roccole. Non è una novità che qui si verifichino scontri fra chi esce dallo stop e chi procede da o verso Boario. Stessa dinamica questa mattina, un'auto, una Golf condotta da un 44enne della Valle, non vede uno scooter che forse sbuca fra qualche auto ed esce dallo stop. L'impatto è inevitabile. L'uomo a bordo del motociclo cade a terra, scattano immediatamente i soccorsi. Gli operai del comune che stanno facendo la pulizia delle strade danno una mano a dirigere il traffico. Poi arriva la Postrada e quindi la polizia locale. Gli agenti della stradale rilevano l'incidente e quelli della locale deviano il traffico. Nel frattempo l'ambulanza di Camuni a soccorso ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato all'ospedale di Esina in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell'auto. Intanto, attorno alle 9, qualche centinaia di metri più avanti, ad Erbanno, una donna di 35 anni che aveva accompagnato a scuola i figli mentre attraversa via San Martino sulle strisce pedonali viene investita da una Panda che sta uscendo da via Cadeo. Alla guida un 21enne che probabilmente, concentrato sulla manovra, non vede la donna che sta attraversando e la centra. Passanti e testimoni prestano i primi soccorsi alla signora sbalzata a terra in attesa che arrivi l'ambulanza da Pisogna con a bordo i volontari di Santa Maria Assunta. Anche qui, una volta stabilizzata, la ferita viene avviata in codice verde all'ospedale di Esine per accertamenti. Illeso ma molto spaventato, il giovane alla guida dell'auto. I rilievi vengono affidati ad una pattuglia della polizia locale della città.